Costa mille dai 30 ai 50 milioni di euro. D'Asgard, ragazzi. Cioè, vai in Francia con un sacchetto con 50 milioni di euro, vai lì e prendi i giocatori più forti dell'11 titolare della Sampdoria con 50 milioni di euro. Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lollo, i milanisti official. Buona domenica a tutti ragazzi, oggi una domenica leggermente importante. Oggi una domenica leggermente importante perché questa sera, come ben saprete tutti, si giocherà la finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra. Sono un po' tesino per la partita di questa sera, non lo so ragazzi, non aggiungo assolutamente nulla. Sapete che le finali sono sempre un momento cardine per la vita di tutti noi, perché comunque vada, una cosa che ho notato ragazzi, non so per quale motivo, ho visto molti tifosi freddi per questa nazionale. Per quanto mi riguarda invece, per quanto gioca la nazionale, io tengo sempre alta la bandiera, indipendentemente da chi gioca. Tengo sempre alta la bandiera dell'Italia, perché comunque è la nazione ovviamente per cui tifo. Quindi qualsiasi cosa da aggiungere sulla partita di questa sera sarebbe altamente superflua, perché le finali ovviamente sono delle partite molto molto particolari. E niente, volevo chiudere il concetto, vi stavo dicendo semplicemente con questa cosa. Ragazzi, la finale, il bello della finale che comunque vada, ti ricorderai per sempre tutte le finali dove le hai viste. Cioè questa sera mentre starete guardando la finale con l'Inghilterra, tra 10 anni, se io vi chiederò ragazzi dove eravate quando stavate guardando la finale con l'Inghilterra, e ovviamente tutti ve la ricorderete. Speriamo dai, alla fine speriamo che vada bene. Allora, ci sono un bel po' di notiziate di mercato importanti, ci siamo avvicinati ad un giocatore, vi devo parlare di Kier, vi devo parlare di Conti e Oge, dopo capirete perché, vi devo parlare di Ziyech, vi devo parlare di Damsgaard, e però prima devo farvi un discorsetto. Tra l'altro, A fine di queste notizette qua, nell'ultima parte del video, risponderò a tutte le domande che questa mattina mi avete inviato sul mio account Instagram, che è lorenzo_lollomusic. Ho messo un post, ho detto ragazzi fatemi delle domande di qualsiasi genere e io rispondo come sempre. Ormai chi mi segue da tanti anni lo sa che o il sabato o la domenica faccio sempre questa cosa che tanto vi piace. Basta, allora partiamo subito ragazzi, partiamo subito da questa cosa e poi andiamo in sigla. L'altro giorno, nell'ultimo video che ho fatto venerdì, ieri non ho girato il video perché sono andato con la mia famiglia, sono andato in un posto ragazzi così, giusto pur parler perché tanto siamo in famiglia, ieri sono andato con la mia famiglia in un posto che si chiama il Parco delle Cornelle, sono andato con Leo, sono andato con Claudia, ho portato mio figlio a vedere gli animali. Non sono, vi permetto una cosa, non sono tanto a favore degli zoo come concezione generale, però vabbè, il bambino continuava a chiedermi di vedere il leone, di vedere l'elefante, ho deciso di portarli, quindi ieri non vi ho girato il video per questo, perché sono stato un po' con la mia famiglia. Allora, l'altro giorno, venerdì, prima di andare in sigla, venerdì ho detto una cosa tra le righe e vedo che tanti avete colto il punto. Qual era la cosa? Vi ho parlato di tutte le posizioni in campo in cui il Milan dove probabilmente dovrà andare a fare degli interventi, e per ultima ho lasciato l'esterno alto di destra. E che cosa vi ho detto? Vi ho detto che l'esterno alto di destra, l'operazione dell'esterno alto di destra verrà fatta solo ed esclusivamente se esce qualcuno, entra qualcun altro. Di gallianesca memoria questa frase. In realtà è così, il Milan in quella zona di campo è una delle anche esterno alto a sinistra siamo molto coperti, ma in esterno alto a destra abbiamo comunque, in questo momento abbiamo sia Castiglieco che Salihamidžić, quindi abbiamo due giocatori che coprono quel ruolo. Quindi ragazzi, queste sono le cose che io ho percepito, non prendetevela con me, come dico sempre, ambasciatore non porta pena, io vi dico quello che ho sentito, che il Milan in quella zona di mercato, a meno che, e attenzione, non sto dicendo che il Milan non andrà a comprare nessuno, ma a meno che ci sia la possibilità nell'ultima parte di calciomercato di portare a casa qualcuno ad un prezzo coerente come affare, ultimo affare di mercato, il Milan adesso, in questo preciso momento del mercato, o arriva una bella offerta o arriva veramente qualcuno interessante, o il Milan, se non esce Castiglieco, perché alla fine si sta parlando di Castiglieco, perché Salihamidžić ovviamente non lo vendiamo, se non esce Castiglieco, quindi se non arriva un'offerta per Casti, il Milan non andrà a prendere nessuno in quella zona di campo,
ambasciatore non porta bene, ragazzi. Questo è quello che ho sentito io. Speriamo a questo punto che arrivi un'offerta per Casti. Casti vada magari in un campionato spagnolo o dove magari può giocare di più, glielo auguro. E quindi il Milan può portare a casa. Tra l'altro il problema qual è? È che, se non ricordo male, in questo momento Castiglieco è a 8-8,5 di per non fare minusvalenza. Il Milan deve vendere ad una cifra superiore alle 8-8,5. Ecco, vendere Casti ad una cifra sopra le 8-8,5 è un po' difficilino. Comunque, nel caso il Milan dovesse vendere questo giocatore, sicuramente andiamo a prendere un esterno destro, o potremmo comunque andare a prendere un esterno destro d'attacco se si dovesse presentare nell'ultima parte di calciomercato una buona occasione. Queste sono le vocine che sono arrivate dall'uccellino. Spero di essere stato abbastanza chiaro. L'altro giorno, quando l'ho detto, ho scatenato il putiferio. Spero questa volta di averlo spiegato. Ci ho dedicato qualche secondo in più. Spero di averlo spiegato nel modo corretto. Facciamo una cosa, ragazzi, per portare bene all'Italia questa sera, per portare bene all'Italia, vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su questo video, ma soprattutto continuate ad iscrivervi al canale, che anche ieri che non eravamo in, che non abbiamo fatto il video, vi siete iscritti in tantissimi. Non finirò mai di ringraziarvi per tutte le iscrizioni che state facendo al canale. Andiamo in sigla, ragazzi, e poi parto subito con tutti i discorsi. Iniziamo a parlare di Fode. Aspettate che il nome devo impararlo ancora bene. Fode Balloture si chiama il giocatore. Adesso iniziamo a parlare bene. Dopo la sigla parliamo bene di tutto. Quindi pollice in su, iscrizione al canale. 1, 2, 3, sigletta. Partiamo subito a parlare di lui. Allora, Milan può arrivare Fode Balloture per una cifra di 8 milioni. Come riportato da Radio Monte Carlo, il Milan sarebbe in trattativa avanzata per Fode Balloture, terzino sinistro del Monaco, se non ricordo male. È in trattativa con il Monaco, sì, terzino sinistro del Monaco, per fare il vice Teo. La cosa bella di questa trattativa sono due. Allora, il primo è, allora, premetto che fino a 3 ore fa io non sapevo neanche chi fosse Fode Balloture. Sapete che a me non piace fare il fenomeno, quelli, ah, lo conosco, l'ho visto nel 97 quando ha fatto la sua... no, ragazzi, cioè, ho visto dei video su YouTube e mi sono fatto un'idea del giocatore. Ricordo a tutti che nei video su YouTube anche Montolivo sembra Usain Bolt, quindi bisogna stare molto attenti ai video sintesi di YouTube. A fare da 8 milioni di euro, cifra comunque di stipendio a lui molto molto bassa, quindi sarebbe un affare magari con un contratto al giocatore di 5 anni, uno stipendio magari da 1 milione, 1 milione e 2, molto basso. Diciamo che la cifra dell'acquisto di questo vice Teo sarebbe una cifra veramente irrisoria rispetto a quello che è le spese del Milan. Allora, io premetto, vi stavo dicendo, non lo conosco il giocatore, ho visto semplicemente dei filmati, mi sono andato a vedere le caratteristiche. È un super cavallo, ragazzi, cioè un cavallo di, adesso non mi ricordo quanto era, 1,90 e passa, un cavallone che ha sempre giocato come esterno sinistro d'attacco, invece poi nel Monaco e nelle altre squadre è stato portato a fare il terzino. È un giocatore franco-senegalese che voleva andare a giocare con la nazionale francese, ma non l'hanno mai convocato, allora ha accettato la convocazione dalla nazionale senegalese. Queste qua, ripeto ragazzi, non lo sapevo, l'ho letto 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, queste cose. No, è un bel giocatore, dalle immagini mi sembra un bel cavallo, ragazzi, proprio un super cavallo alla Theo Hernandez, di quelli che corrono a bestia fisicamente, che corre un casino, e mi sembra anche dotato anche tecnicamente. Veniamo all'altra notizia molto importante: domani potrebbe essere il Kier Day. Perché? Perché secondo quanto riportato da Toto Figades, Kier è vicinissimo al rinnovo con il Milan. L'agente è atteso nella giornata di domani, di lunedì, per concludere l'affare per il rinnovo. Vabbè, ragazzi, di Kier cosa volete che vi dica? Se fosse per me, io Kier li farei i rinnovi per i prossimi 10 anni. Un giocatore che è un capitano dentro, un giocatore che si merita, come per Daviduccio Reggio Calabria, ragazzi. Davide si è meritato il rinnovo. E Kier si merita ampiamente il rinnovo. Ah, volevo dirvi una cosa di Fode Balloture, mi stavo dimenticando, ragazzi, scusate, faccio un attimo una regressione su quello che stavamo dicendo prima. 8 milioni per andare a prendere il giocatore che pesa poco a livello di bilancio, come vi dicevo prima, ma questa cosa che cosa vi fa capire? Che se il Milan vuole spendere i piccioli ce li ha. Cioè, il Milan non è che i piccioli non ce li ha, anche in questo caso. Se vuole andare a prendere un giocatore e picchiare lì 8 milioni, il Milan li picchia, perché i soldi ce li ha, soltanto che li vuole spendere nel modo corretto.
Mi ero segnato di parlarvi di Conti e Hauge in bilico, possono partire, ne abbiamo già parlato, il norvegese piace molto in Germania, mentre su Conti c'è la Samp. Su Conti gli auguro di andare a fare esperienze in altre squadre, perché comunque penso proprio che la sua storia al Milan sia arrivata alla fine. Su Hauge invece ne abbiamo già parlato ampiamente, per quanto mi riguarda, lollo, il mio parere personale è che io Hauge lo terrei. Se poi arriva un'offerta da 15-20 milioni di euro è un altro discorso, però io Hauge comunque vada, lo terrei. Ziyech, Sabitzer, Asa, insomma di queste cose ne abbiamo già parlato. Ultima cosa che mi ero segnato da discutere prima di rispondere a tutte le vostre domande è questa: Damsgaard, c'è anche il Real, costa mille, dai 30 ai 50 milioni di euro. Damsgaard, ragazzi, Damsgaard, per quanto forte possa essere, per quanto bene possa aver fatto nell'europeo, 50 milioni di euro per Damsgaard, ma stiamo pazziando, ragazzi. 50 milioni di euro per Damsgaard, ma dai, ma non esiste sulla faccia della terra 50 milioni di euro per Damsgaard. E poi continuate a chiedermi, chiudo qua, e poi continuate a chiedermi, ma perché il Milan continua a guardare nel campionato francese, continua a guardare nel campionato olandese e non compra il giocatore in Italia? Per questo motivo, perché Damsgaard ti chiedono 50 milioni di euro, vai a chiedere informazioni su Berardi, al netto che non mi piace, però vai a chiedere informazioni su Berardi e ti sparano 40 milioni di euro per Berardi. Prendi 40 milioni, vai in Francia, fai un 11 più forte della Sampdoria con 50 milioni di euro. Cioè vai in Francia con un sacchetto con 50 milioni di euro, vai lì e prendi i giocatori più forti dell'11 titolare della Sampdoria con 50 milioni di euro. E questo era tutto quello che volevo dire riguardo Damsgaard. Allora ragazzi, siamo arrivati, siamo perfettamente in orario, mi tengo i miei ultimi 2-3 minuti per rispondere velocemente a tutte le vostre domande al format. Scusi, una domanda? Allora partiamo dalla prima, me la chiede Francesco. Arriverà anche un difensore centrale oltre a quelli che abbiamo già? No, penso che alla fine con Gabbia, Tomori, Kier, Romagnoli che rimane, penso che alla fine rimarremo Caldara, che fin quando non lo diamo via Caldara rimane ancora da noi, per me rimaniamo così. Tommy, secondo te la squadra primavera sta faticando nel far uscire talenti? Allora, il lavoro, il Milan punta sulla primavera. Il Milan negli anni ha sfornato una quantità incredibile di talenti che poi sono andati in giro per il mondo e hanno fatto benissimo. Non è facile individuarli nella primavera, anche perché magari tu li hai nella tua primavera, non puoi farli giocare e quindi non ne apprezzi veramente il valore. Poi magari prendono, vanno a giocare nella squadra spagnola o nella squadra francese, dove magari possono giocare un campionato, due o tre campionati interi da soli, e quindi allora magari dimostrano il loro valore. Non è mai facile fare questo lavoro, ragazzi. Giulio, quanto gasa Paolo Maldini anche da dirigente? Assolutamente. Paolo, ragazzi, Paolo è un figo, ma anche quando abbiamo avuto modo di intervistarlo noi sul canale Viola, l'avete visto, proprio un signore, un'eleganza. Cioè l'eleganza che aveva in campo ce l'ha anche nel rispondere quando ti ha risposto sull'ex 99. Paolo, grandissimo. Raim dice: sento delle vocine su Lupo Alberto, possibile? Allora, per quanto mi riguarda, io penso che, ma è semplicemente una mia opinione, ragazzi, non ho sentito nessuna vocina. Il problema di Luis Alberto è uno, ragazzi, che devi andare a trattare con Lotirchio. Luis Alberto che comunque ha rinnovato a settembre, quindi immagino che Lotirchio per un giocatore del genere quanto ti chiede? 40-50 milioni di piccioli. Il Milan non spenderà mai 40, ma neanche 30 milioni di euro per andare a prendere un giocatore come Luis Alberto, che sarebbe fondamentale nell'economia del Milan, cioè oggi il Milan andasse a prendere... Allora, nella mia idea pazza, in cui io non sono Lollo, i milanisti commercialisti official, ma semplicemente Lollo che ti fa Milan, Lollo, chi vorresti oggi come trequartista? Io vi dico che mi piacerebbe De Paul, ma De Paul sappiamo benissimo che è destinato a altri lidi. Luis Alberto è un giocatore molto forte, Sabitzer è un giocatore anche lui molto forte. Poi è ovvio che se mi dicono: Lollo, sei il nuovo PSG, Milan è il nuovo PSG, chi vai a prendere? Vado a prendere De Bruyne, per capirci. Poi i nomi per la tre quarti cambiano sempre la domanda, ma chi è? Preferisci Isco, Sabitzer o Baselli? Ovviamente preferisco Baselli. Secondo te, oltre a Brahim e Giroud, che non sono ancora ufficializzati, chi sarà il prossimo acquisto? Penso sbagliavamo a sperare che il Chelsea avrebbe lasciato Ziyech, perché metti caso che non andava. Aspettate un secondo. Se il mercato del Milan, oltre agli acquisti già fatti, fosse Sabitzer, Camara, Omatic, Caio George,
e altri giocatori, beh, diciamo che hai nominato giocatori abbastanza importanti. Katmir, l'Inghilterra è campione d'Europa, ma non era uscita. Facciamo i complimenti all'Inghilterra che è già campione d'Europa. Matteo, migliori altri youtuber che parlano di Milan? No ragazzi, non fatemi rinominare, che poi io faccio sempre le gaffe perché mi dimentico sempre di qualcuno. Ce ne sono tanti qua su YouTube che ognuno a modo suo ha un modo diverso. Io li conosco tutti ragazzi, quali sia quelli più piccoli di me che quelli più grandi, che quelli molto molto più grandi di me, li conosco tutti ovviamente per il lavoro che faccio. Faccio bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Ce ne sono di diversi, ognuno a modo suo, c'è chi sbraita e chi non sbraita, c'è chi è tranquillo e chi non è tranquillo. La cosa che dico sempre è ascoltate i vostri youtuber preferiti, ma perlomeno ascoltate quelli che vi dicono la verità e non quelli che vi raccontano le palle solo per acchiappare il vostro follow o, o il vostro like. Dove guarderai la partita di questa sera? Ragazzi, la partita di questa sera io la guarderò qua, esattamente da qua. Io lì dietro lì ho il mio schermo regia e al posto che guardare lo schermo regia guarderò la partita. Ti ricordi dove eri la sera della finale contro la Francia nel 2006? Certo, bravo Marco, mio amico Marco Gioviale, quello che vi dicevo prima, certo che me lo ricordo. Ero alla bocciofila del mio paese, insieme a tutti gli amici, mi ricordo che eravamo andati all'oratorio, avevamo finito praticamente questa cosa qua, dovevamo fare l'oratorio e poi siamo andati direttamente alla bocciofila e siamo andati tutti insieme a vedere la bocciofila. Matti, Isco al Milan è un'opzione ragazzi. Un'opzione, non saprei neanche darvi una percentuale. Isco è un giocatore, è un buon giocatore, come vi ho detto l'altro giorno, non è assolutamente fuori forma, però dipende tutto dalla sua volontà di venire al Milan. Ultima ragazzi, dai, perché siamo già andati a 16 minuti, quindi siamo già oltre. Domenico, ciao Lollo, io ed un mio amico non abbiamo ancora ricevuto il kit per il derby, potreste aiutarmi? Domenico, mi dispiace, ma scrivi direttamente alla AC Milan, non sono io che gestisco queste cose. Io il kit derby l'ho ricevuto. Scrivi a loro la mail dicendo che non hai ancora ricevuto il kit e se si può sapere come riceverlo. Scusami, ma non, ovviamente non sono io nel Milan che gestisco queste cose. Ragazzi, un saluto a tutti, spero di avervi tenuto compagnia per questi 16-17 minuti. Come sempre, grazie di cuore a tutti, un saluto a tutti, forza Milan, ma soprattutto vada via il Kill Inter. Ciao!